Sembra un programma interessante. Naturalmente è solo una proposta, eh? Però insomma mi sembra importante così tener conto sia delle esigenze di un pubblico più curioso delle novità, sia... La sirena. Ugo, no, sono un attimino in riunione, eh? Fai bravo, ti chiamo io dopo. Sì, ciao, ciao. Prego, scusa. Dicevo, sia di un pubblico più curioso delle novità, sia di degli spettatori più abituati a un repertorio più tradizionale. Sì, però abbiate pazienza, ancora Pirandello. Allora distribuiamo direttamente fiale di Valium all'ingresso, non so. A me pare invece un programma molto equilibrato. Poi no, non ci impedirebbe di inserire ogni tanto in cartellone anche qualcosa di più sperimentale. No, anzi. Poi, Rosanna cara, ancora a combattere contro la mezza letteratura del Novecento. Pirandello è Pirandello, mettiti il cuore in pace. Ho sentito menzionare qui il maestro Pirandello. Pensate che ebbi l'onore di stringergli la mano. Wow! Nel 1934. Comunque bisogna capire qui cosa intendiamo con sperimentale. So, nelle bozze ho provato a riferirmi anche a esperienze nuove, come la Raffaella Sanzio. Raffaello Sanzio. Loro Amleto è del 1992, poi. Amica mia, noi tutti qua siamo dei lettori appassionati delle tue severe recensioni sulla Prealpina. Veramente appassionati. Ci chiedevamo, ma c'è qualcosa che ti piace, qualcosa che ti interessa, che apprezzi? Così magari ne teniamo conto, no? Cosa apprezzo io, chiede il professor Russomanno qui. Niente. Il teatro è morto. Credo che questo sia chiaro a tutti, no? Sì, infatti un po' è vero. Buono a sapersi, visto che perdo ancora tempo a insegnarlo nei miei corsi.